Quando ne mangi sta pasta, sembra che stai sullo shuttle. Guardate che morbidezza, guardate. Quante volte ti è capitato di passare in pescheria e pochissimo pesce, anzi quello che vedete almeno vi convince, ma ci stanno le cozze che stanno lì, 4 euro al chilo qua a Roma, da voi costeranno pure di meno. E da lì può nascere un'idea. Ti faccio uno spaghetto che non finisce mai. Spaghetto, cozze, friggitelli e pomodoro. E ta ricrei. Ingredienti, le cozze, le linguine, non è uno spaghetto ma sono linguine, peperoncino, pomodoro lungo, e friggitelli, aglio e l'olio. Solo quello buono. Là non transigo. Subito un goccetto d'olio. La prima cosa che dobbiamo fare è aprire le cozze. Deve essere un piatto che non ti impegni. Una ricetta veloce. Damogli una schiacciata all'aglio, mettiamo qui, partiamo subito con le cozze. Le cozze le avete viste migliaia di volte come le pulisco. Quella aperta la buttate subito, non fate i tirchi, perché sennò poi vi rovinerà tutte le altre cozze. Le cozze sono buonissime, ma non fa chic dire ho mangiato le cozze. Fa chic dire ho mangiato l'aragosta, fa chic dire ho mangiato i scampi, i gamberi rossi di Mazara del Vallo e la spigola, l'orata e il rombo. Ma dire cozze, alici, sgombro non fa chic. Però sono tanto più buone e saporite. Coperchio, lo sapete, ormai avete imparato, non si sta con le mani in mano. E subito, è il pomodorino tatterino. Mo, via qua, te voglio dire. Lo sai quanto costano i tatterini? 4 euro, 3,50 euro, 4,50 euro, 5 euro, adesso che è in estate. Ma se questo qua lo trovo a 1,50 euro e lo stesso è un bel pomodoro, ma risparmiamo, no? Ma qual è il problema? Invece di tagliarla a metà e metterlo là così, il tatterino è buono, è dolce, tutto quanto, però se si può, adesso che stagione usiamoli quest'arte, no? Che so, di chi sono figli questi? E sono figli nostri pure questi, no? E dai, acqua in piena ebollizione, buttiamo, pomodori via, zacchi, li facciamo raffreddare un pochettino. E guarda qua che pomodoro, guarda che come l'ho cotto bene, perfetto, è lucido. Spettacolare, possiamo mettere questo qua un pomodoro così per non rovinarlo. Possiamo proprio metterlo quando stiamo mantecando la pasta, così rimane questo bel colore integro, stupendo. Guardate, perfetto. Guardate che bello! Oltre che con la vista, state sempre attenti con le orecchie e con il naso, perché in cucina gli allarmi possono essere notati dalle orecchie, dall'udito e dal naso, dai rumori che sentite. Quindi, quando si sente puzza di bruciato oppure quando si comincia a sentire i profumi. E io infatti comincio a sentire i profumi che si stanno a cominciare a aprire. Eccole qua le cozze. Piano piano. Pomodoro, eccolo qua. Stupendo. Vogliamo fare i fighetti? Se fiamo i fighetti dobbiamo fare così. Togliamo il liquido interno, i semetti e poi tagliamo, come lo volete, a striscioni così. È pure bello così, eh. Dato che è uno spaghetto, ci sta bene questo taglio, senza che facciamo una concassé o un quadratino. Vedete, guardate che bello. Bellissimo. Adesso il lavoro più complicato è quello di sgusciare le cozze. Eccole qua, belle. Però, voi mette quando sgusci le cozze, è tutto più comodo, è più facile da mangiare? Ma perché al ristorante ci danno le vongole col guscio, le cozze col guscio? Sgusciatecele. Noi ci crediamo a occhi chiusi che è roba fresca, non è roba congelata. Però a noi ci piacciono sgusciate, che sono più facili. Liquido via, che ci può servire per la pasta. Fatelo un po' decantare, via. Friggitelli. O sapete il trucchetto, no? Spingete dentro, incarcate e levate. E li facciamo così senza i semi e senza il picciolo. Li faccio, eh? Questo mi ha insegnato Giulia. Ciao Giulia, incarchi e tiri fuori. Lo sapete che vuol dire incarcare? Spingere, pressare. Un po' di olio extravergine d'oliva. Friggitelli, un po' di sale e buttiamo subito la pasta, che qua ci vogliono 10-12 minuti abbondanti. Fateli cuocere pochissimo, perché sono talmente sottili e piccoli che ci vuole pochissimo. Per me già sono perfetti così. Pronti. Pulite la pentola con la carta e si ricomincia. Un altro goccetto d'olio. Certo, abbiamo speso poco di cozze e di cose, come si dice, di verdure, però con l'olio gli abbiamo dato sotto. Vai. Allora, una grattugiatina all'aglio, così si sente meglio.
e fate adesso ben sciogliere, amalgamare l'aglio dentro l'olio, così. Anzi, metteteci pure un goccetto d'acqua, così. Poi, peperoncino. E mo, immaginate, sta pasta a che punto sta? Sarà cotta? Sarà ancora troppo dura? Io faccio così. Adesso la cuociamo qui dentro. Questa è una bellissima pasta. Anzi, voglio salutare il mio amico Matteo, che fa questa pasta, sta facendo questa pasta con dei grani antichi toscani. E me l'ha data per provarla. Si chiama Tirrenia. È una pasta molto particolare, Molto buona, Oh, le cozze già sgusciate. Guardate che morbidezza, che freschezza. Guardate. Tenerissima, morbida, nuova roba. L'insecolità. Acqua di cottura delle cozze. Mo qua succede l'apoteosi vera. Immaginate questa acquetta delle cozze che penetra dentro la pasta. Sta pasta ricca di animo. Di amido, perché questi si sbattono l'uno con l'altro, la pasta con il liquido delle cozze e patatracche, esce il patatracche, con l'olio extravergine, zacchete, a cremetta. Guardate qua che cremetta, cioè è assurdo, però sentite il rumore? Quasi di bruciato, quasi si sta attaccando, un altro goccetto d'acqua, un filo d'olio, poi frigidelli, zac zac, cioè guarda che spettacolo ragazzi, pomodori, colori, cozze, spengo tutto e qui avviene adesso quello che ci piace tanto a noi, the sound of love ragazzi, guarda, dai, manca una cosa, scrivete nei commenti che cosa manca, scrivete, dai, un po' di prezzemolo ce lo devo mettere per forza, ci vuole, quando ci vuole, basta, tritata al volo. Intanto la pasta lì sta amoreggiando con le cozze, i pomodori, i frigidelli. Ah. Dai. Mettiamo tutto quello che fa ridere questa pasta, che la fa gioire. Le cozze, i frigidelli. E il gioco è fatto. Mi raccomando, attenta alla pentola, non è graffia. Ah, ecco qui. Cozza. Quando prendi il frigidello senti una botta che non finisce mai, sembra proprio lo shuttle sulla pista di lancio che va verso il cielo più assoluto, un gusto pazzesco, gli dà una botta che non finisce mai, ragazzi è da rifare e non voglio più sentire. Che mi mangio oggi? È facile, vai al mercato, te dai una guardata intorno e il primo che ti colpisce, pialo e portalo a casa.